appello. Borgherini? Sì. Bartoli? Assente. Bergamini ha mandato la delega per Angelotti, ecco, che è presente. Vacchi? Sì. Cappelli? Sì. Del Rosso? Sì. Presente. Faraoni? Sì. Presente. Cioni? Sì. Presente. Poggianti? Assente. Sia Poggianti sia la consigliera Bartoli ha detto che non riusciva ad essere. Ok. Prego, Presidente. Allora, innanzitutto mi scuso con i commissari e con Sani per il ritardo, veramente tutta colpa mia, chiedo scusa. All'ordine del giorno abbiamo una modifica allo statuto dei pubblici servizi, direi di passare immediatamente la parola a Sani per una prima illustrazione, successivamente ai commissari per fare. Prego. Allora, faccio una puntualizzazione, si tratta dello statuto di ADI, dell'ambiente di servizio. Ma dopo una giornata di lavoro. No, era solo per... Ci vuole. Il nostro è un buon chiedo scusa. No. Una bucata d'ali. Sì, no, invece può essere subito un incipit giusto, perché ADI l'abbiamo istituita nemmeno di un anno e siamo già a modificare lo statuto. In realtà queste due modifiche, come si dice nella lettera trasmessa da Alia, non erano, diciamo così, ipotizzabili nel momento in cui è stato iniziato l'iter per la fusione, quindi l'approvazione dello statuto attualmente in vigore. Quali sono queste due modifiche? Sono essenzialmente due articoli. L'articolo 2 che riguarda l'oggetto sociale e poi abbiamo l'inserimento di un nuovo articolo 25 con poi tutta la rinumerazione dei successivi articoli. Qual è il motivo per cui andiamo a modificare questi due articoli? Il primo, quindi l'oggetto sociale, è perché attualmente ARIA è una società che svolge il servizio pubblico di igiene ambientale non per affidamento diretto, come era fino ad ora, sia per Quadrifoglio sia per Pubblico Ambiente, in virtù di una concessione, diciamo così, con un affidamento diretto da parte dell'ente, ma bensì perché ha partecipato a una gara di evidenza pubblica e l'ha vinto. Infatti il primo articolo, quindi l'oggetto sociale, è proprio quello, cioè noi andiamo a modificare l'oggetto sociale dicendo che la società ha per oggetto di esercizio diretto o indiretto tramite partecipazioni a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, e la gestione anche in regime di concessione, proprio ci viene scritto, dei servizi ambientali, ivi inclusi l'igiene urbana. L'altro aspetto sempre fondamentale dell'articolo 2 è quello dell'esercizio diretto e indiretto tramite partecipazioni a società di qualunque tipo, cioè nel senso partecipazioni di qualunque tipo si intendono la partecipazione che il gruppo ADIA ha con le varie società del gruppo. Faccio un esempio per tutto, è Valcofer, quella che praticamente gestisce per tutto il gruppo la parte relativa al compost. Poi c'è anche la parte relativa al riciclaggio del vetro e della plastica, che è anche Revit. L'esercizio non è esclusivamente svolto in forma diretta, ma anche in forma indiretta tramite le società del gruppo. L'altro aspetto fondamentale che andiamo a inserire è l'articolo 25, in cui si dice il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. Questo perché viene? Perché esiste una norma che è data dal testo unico sulla finanza, che è il decreto legislativo 58 del 1998, in cui all'articolo 154 si stabilisce che lo statuto degli emittenti quotati avente l'Italia come Stato membro d'origine prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo. Cioè, cosa si dice? Che nello statuto deve essere inserito la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili. Abbiamo questo obbligo perché nel marzo
dello scorso anno, l'Alia ha emesso un bond, un'obbligazione quotata sul mercato finanziario, la borsa irlandese a Dublino, e di fatto è considerabile a tutti gli effetti di legge come una società quotata. Pertanto è necessario dotare lo statuto di una apposita previsione di questo tenore, in cui si va a inserire la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, e lo andiamo proprio a mettere nel statuto come richiesto appunto dalla legge. Queste sono le due principali modifiche, non sono niente di sconvolgente, però ovviamente sono tutte le eventuali domande, chiarimenti. Domande da parte del Ministero? Consigliere Ciola. Allora, proverò a fare le domande di quello che ho capito dalla lettura della legge di Tramonti. Quindi c'è questo, all'articolo 2, diciamo, si deve adeguare al, perché di libera si parla dell'articolo 174 del codice dell'articolo del 2016. Sì. Che norma è il subappalto, quindi si prevede di dare dei compiti in subappalto e lo si deve dire in sede di gara, però non è stato possibile e lo si fa, non era pomeriggio, certo. E lo si fa adesso. Quindi ci sono una serie di domande, se ne faccio una che cosa è stato previsto di dare in subappalto e cosa Aria dovrebbe fare direttamente? Allora, un subappalto è quello che vi dice, un subappalto, diciamo in affidamento indiretto, perché in questo modo è proprio per evitare il subappalto. Siccome sono società partecipate dal gruppo Aria, se inserita questa norma nello statuto, Aria potrà dare parte del servizio in gestione alle società partecipate del gruppo. Faccio estremamente riferimento ai due aspetti che dicevo, cioè quello del compost, quindi l'umido, e la parte relativa al vetro e plastica, dove ci sono aziende specifiche che in questo modo svolgeranno per la gestione del servizio direttamente questi servizi. Si prevede di dare, cioè di fare attraverso le partecipate solo le domande. Sì, E quindi quali sono le partecipate già esistenti? Ci sono soltanto queste due partecipate già esistenti? Queste due sono le principali, poi ci sono altre partecipate, ma non credo ad oggi siano interessate da questa. Dall'accoglimento del servizio, però il resto è tutto solo. Però si può avere magari anche questo, magari me lo trovo, una lista delle partecipate una volta, che si fanno la mattina a chi c'è anche l'idea o l'intenzione di creare delle partecipate dove si manca. L'azienda ad oggi non ci ha detto niente, non sembrerebbe non abbia intenzione di, almeno per quanto riguardava proprio l'ambiente, negli ultimi anni c'è stato il cercare di concentrarsi sempre di più sull'azienda, sull'esistente. Sì, sull'esistente, di non creare partecipati. Non credo di entrare nei piani per tornare indietro. Aria, che poi è Quadrifoglio, aveva molto meno partecipate storicamente rispetto ad altre società, tipo una società di Prato. E le garanzie per i lavoratori delle partecipate a cui si vuole continuare a dare servizio, non voglio capire. Sì. Rimangono le stesse, certo. Sì. Dei cambiamenti in questo senso. Diciamo che fino ad ora comunque le svolgevano, diciamo, in questo modo, però le svolgevano in regime di subappalto,
con questa modifica è una gestione diretta, cioè una parte dell'affidamento viene svolto direttamente dalla società. Però cioè, la modifica di questo articolo porta con sé anche dei costi minori o tutto rimane uguale? Cioè, no, i costi sono determinati dal bando di gara e dal piano non finanziario. Costi intesi per i cittadini, la qualità è stabilita nel bando di gara, quindi non può essere dissimile. I costi sono nel piano tariffario. Riterrei non ci sia o svolgere un appalto avendo riflessi Alia e dando alla società del gruppo o dare direttamente una parte del servizio direttamente alla società partecipata, ritengo che non ci sia sostanziale differenza. Quindi l'ultimo dubbio è che questo aspetto, cioè questo cambiamento, diciamo, sembra più formale e sostanziale, sì, non impatta sul territorio in modo particolare. No, quello no, assolutamente. Cioè sono comunque società che facevano parte del gruppo anche prima, quindi continuano a fare. Sì, dai, direttamente invece si va a fare. Questo è subito. In estrema semplice, sì. Non c'è al momento l'idea di creare nuove partecipate, okay. Cioè nuove società di scopo, no? Non ci sei. No, ovviamente. Diciamo che ci vorrebbero ad oggi non sono state fatte, mi riferisco all'impianto di smaltimento. Domande? Quello del bond è come mai lo conduciamo? Quello dell'advisor, hanno deciso in quel modo, si parla di 50 milioni, comunque un buon tasso, la scelta fatta da Quadrifoglio, quindi noi l'abbiamo un po' subita, perché è vero che si è materializzata dopo la fusione, però l'iter, siccome è un iter abbastanza lungo, è iniziata prima. Interessante però come scelta. No. Sì, cioè, abbastanza innovativa rispetto a come siamo abituati. Sì, abbastanza innovativa e c'è da fare una considerazione, comunque sono aziende che hanno necessità di grossi investimenti, quindi non ricorrere esclusivamente al sistema creditizio bancario è un'ottima scelta. Ad oggi però gli investimenti poi, cioè, sono stati anche bravi con la tempistica, perché prima hanno reperito soldi, ora sono lì e piano piano sono investimenti. Direi che possiamo chiudere se non ci sono altre domande da parte di altri commissari. Bene, grazie. Sì, è stato un'altra domanda.